Il fatto che Sonny stia da 13 anni a cercare di avere la cittadinanza italiana, lei lo considera normale o una persona come Sonny, i cui genitori sono arrivati in Italia, hanno studiato in Italia, vivono in Italia, sono professionisti italiani e lui stesso ha studiato in Italia, è cresciuto in Italia, è nato in Italia, eccetera, eccetera. Lei lo considera normale che a distanza di 13 anni dalla richiesta di cittadinanza non ce l'abbia? Lei considera normale che un cittadino qualsiasi, italiano o straniero, aspetti 10-15 anni per avere una sentenza in un tribunale civile? No. No, lo considero sbagliato e allo stesso modo considero sbagliato quello che succede a Sonny, no? Sono uno contro quattro, quindi vorrei finire il ragionamento. Questo è vero. Il concetto è che se la sua è un'anomalia burocratica, non significa che con questo si debba prendere la scusa per buttare a mare una legge che sta normando in maniera efficace la materia della cittadinanza. Dal 1992 questa legge esiste. L'anno scorso sono diventati cittadini italiani parecchie decine di migliaia, stiamo parlando di 206.000 stranieri. E qui è chiaro che la legge funziona, definisce 10 anni, ci sono poi delle maglie che evidentemente sì, funziona per gli immigrati, non funziona per chi nasce qua. Funziona per chi noi non siamo immigrati. È evidente, le consiglio di guardare sul dizionario italiano, immigrato è chi immigra in un posto. I cittadini italiani vivono male per la burocrazia, quindi purtroppo si sente. Quindi arrangiatevi, pare che dica che ognun per sé. Non è una scusa, una giustificazione per rivedere completamente una legge della cittadinanza e portarla da 10 a 5 anni, soprattutto nel momento in cui c'è una condizione di incapacità a controllare i flussi di immigrazione. Ma non è immigrazione, non c'entra nulla con l'immigrazione, siamo un fenomeno diverso da quello migratorio. No, lei non è un fenomeno, lasciamo perdere cos'è. Neanche lei è un fenomeno diverso, non si preoccupi.